E noi siamo col capitano Chiara Riparbelli, finalmente una vittoria, siamo finalmente sorridenti e contenti, ma si è giocato bene, oggi c'era il soverato con gli occhi della tigre. Allora, diciamo che siamo state brave perché siamo riuscite a trasformare quella, non lo so, pressione, forse anche un po' paura che ci stavamo portando dalle ultime partite in un qualcosa di positivo. E quello che secondo me è mancato un po' nelle ultime partite è stato proprio questo, ovvero questa voglia di fare, non siamo riusciti a trasformarla in qualcosa di bello. E oggi diciamo che la degna conclusione è una settimana di lavoro dove tutte quante ci siamo sbucciate le ginocchia ogni allenamento, perché questo era un obiettivo che volevamo tutte quante dalla prima all'ultima. E infatti si è visto che siamo entrate proprio con uno spirito diverso in campo e sono molto molto contenta di questo. E soprattutto uno spirito di gruppo, perché abbiamo visto dalla tribuna che eravate 12 ragazze 12, non c'era differenza tra chi era in campo e chi era fuori. Ma questo l'ho detto anche nelle interviste precedenti, credo che sia la chiave e il nostro punto di forza ed è quello che diciamo un pochino è mancato sempre nelle ultime partite. Diciamo che ci siamo un pochino slegate. E adesso ci siamo guardate tutte quante negli occhi lunedì quando siamo rientrate dalla trasferta e ci siamo dette che se non ci diamo una mano l'un l'altra sarebbe stato ancora più complicato fare qualcosa, quindi diciamo che ci siamo riuscite stasera. E siccome il capitano, oltre a una grande professionalità, ha anche uno spirito dell'umorismo, può essere che la vittoria è stata determinata dall'aver dato all'inizio il 5 al pupazzo di Babbo Natale che è all'entrata del campo? Sicuramente, infatti quello rimane lì fino alla fine dell'anno. Grazie capitano. Grazie a te, ciao. E noi abbiamo coach Gazzotti che subito a fine partita con l'adrenalina a mille, ma comunque una squadra che la sua che ha perso ma che ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo. Forse oggi è stato un po' più cattivo il soverato. Sull'ultima affermazione niente da dire, che abbiano avuto più voglia sicuro, che noi abbiamo giocato una buona pallavolo non è vero, perché non è questo il livello a cui possiamo ambire e aspirare noi, cioè non possiamo fare una cosa buona e quattro male. Cioè non giochiamo in un campionato giovanile, per cui sulla qualità tecnica della mia squadra oggi veramente poca roba. Oggi era anche il giorno in cui si decidevano i destini per la Coppa Italia, però ma quali sono le ambizioni del Martignacco per Coppa Italia e campionato? Bene, in Coppa Italia noi siamo fuori, ma al di là della Coppa Italia, che non era sicuro e non era uno dei nostri obiettivi, il nostro obiettivo principale è la salvezza, che dovremo conquistarci giornata dopo giornata, non giocando certo così. Dicevamo in telecronaca 4 anni i suoi sulla panchina del Martignacco, quindi grande esperienza, poi sono quasi 15 anni di attività in generale. Alla fine del girone di andata cosa dice di questo girone B? Mi dispiace correggerti, ma questo è il 6° anno, non è il 4°. Ero informato male. Il livello del campionato è buono, cioè c'è una, secondo me, divisione abbastanza netta tra le prime tre e il resto del campionato e il resto delle squadre, e lo dimostra giornata dopo giornata, dove c'è comunque da sputar sangue per riuscire a conquistare qualche punto. L'ultima battuta, dalla tribuna stampa abbiamo apprezzato molto Agata Tellone, se non vado errato classe 2002, ma comunque una ragazza giovane con grandi potenzialità. Sì, io ne ho diverse di ragazze giovani che devono fare il loro percorso, la loro esperienza, e quindi è anche comprensibile una certa dose di errori, però anche loro devono capire che non stanno facendo il campionato giovanile, stanno facendo una categoria che deve per forza prevedere qualcosina in più, quindi situazioni come questa, partite come questa non possono far altro che fargli bene per il loro percorso di crescita. Allora, grazie per la disponibilità e visto che poi al Palascoppa non si giocherà, buon Natale. Altrettanto anche voi, grazie.